la conferma che siamo una città, come tante città lombarde e italiane, problematica, contribuisce senz'altro l'alto tasso di immigrazione, perché basta guardare chi commette reati. Questa cosiddetta microcriminalità parla spesso straniero, certo non tutti gli immigrati sono delinquenti, ci mancherebbe altro, però c'è un contributo significativo. E quindi forse un'attenzione diversa verso il tema immigrazione, tutela della città, nuovi ingressi, garanzia, diciamo, di maggiore impegno sulla sicurezza, anche usando la polizia locale anziché ridurne, diciamo, l'azione nel campo della sicurezza urbana, sono misure che anche la politica locale dovrebbe mettere in piedi per arginare questa tendenza. Ecco, il Pirellone sta affrontando questa situazione, questa questione? Ma direi di sì, l'assessore alla sicurezza sta mettendo in campo diverse iniziative, contributi alle polizie locali, ai comuni che investono in videosorveglianza, in nuove strumentazioni, la legge di riforma della polizia locale che ha voluto accentuare anche l'attività di sicurezza urbana, quindi non soltanto polizia stradale, da parte delle polizie locali, un forte impegno anche nel cercare di limitare gli arrivi in Lombardia di cosiddetti aspiranti profughi, che anche se sono un altro tema possono contribuire ad alimentare l'insicurezza, perché poi, come sappiamo, un profugo può fare quello che vuole a casa nostra, anche come è già successo, spacciare droga, come abbiamo visto da alcuni arresti fatti. Insomma, quello che può fare la regione per cercare di evitare il peggioramento della situazione. Purtroppo assistiamo ogni giorno all'assenza dello Stato, ma non lo dice la Lega, lo dicono le forze di polizia abbandonate a se stesse in termini anche di risorse, di mezzi, di strumenti, di giubbotti antiproiettile, di macchine ormai vecchie e vetuste, di pistole superate diciamo dall'evoluzione tecnologica, dalla mancanza di coperture straordinarie, tutto ciò che può servire alla polizia per svolgere al meglio e in sicurezza il loro lavoro.